Che cosa succede a Pavia? Succede che ancora una volta arrivano sul nostro territorio altri 130 cittadini immigrati, clandestini, finti profughi che verranno accolti non si sa dove. Ancora una volta questo governo inefficiente, questo governo che non è in grado di gestire questa immigrazione selvaggia, ha deciso che la provincia di Pavia deve dare il suo contributo. Ancora una volta si è messo sulle spalle dei sindaci e dei cittadini pavesi della nostra provincia, ma in particolar modo dei sindaci, l'onere e nessun onore dell'accoglienza. Ancora una volta si chiede agli enti locali di trovare dei locali idonei ad accogliere queste persone che arrivano e che poi pretenderanno. La cosa che ci dispiace è soprattutto il silenzio da parte di molti sindaci che non, ancora una volta non riescono a dire no grazie. La cosa che ci dispiace è il fatto che il presidente della provincia, ormai imbarazzante e che dovrebbe dare le dimissioni, il dottor Bosone, questa volta si è presentato come l'affittacamere del governo, quello che sta cercando in giro tra i sindaci della nostra provincia qualche posto per poter posizionare queste 130 persone. La cosa che ci piace invece è il fatto che ci siano dei sindaci coraggiosi che hanno già detto no grazie e che stanno rispondendo per le rime a questo presidente della provincia, che ormai lo stiamo dicendo da settimane, l'unica cosa che dovrebbe fare di positivo e che potrebbe fare di positivo per i cittadini pavesi è quello di dare le dimissioni ed andare a casa.